che mi hanno scritto alcune persone. La prima teoria, che è quella dello scambio degli addendi, ragazzi, è proprio di scambiare le parole. Ad esempio, non tutti i lettori sono leader, ma tutti i leader sono lettori. Questa è una comunicazione efficace. Oppure, ancora, se andiamo a vedere questa teoria degli addendi, immaginate, ragazzi, di dire non devi essere grande per iniziare, ma devi iniziare per diventare grande. Secondo voi, sono tutte frasi che, diciamo, hanno una comunicazione efficace ed efficiente? Secondo voi? Fatemi sapere un po' in chat. Quindi lo scambio degli addendi, la prima teoria, la prima tecnica che ti consiglio di utilizzare quando vai a parlare con una persona. E perché le persone hanno bisogno di parlare? Perché tutti noi ci relazioniamo con qualcuno, che sia un parente, un amico, un datore di lavoro, un collega o un partner. È vero, anche col partner bisogna comunicare. Quindi tutti noi parliamo, tutti noi abbiamo bisogno di esprimerci meglio, di comunicare al meglio e di dare il nostro meglio, perché abbiamo dentro di noi quella comunicazione efficace, dobbiamo solo tirarla fuori. Ok? Quindi la teoria degli addendi è molto semplice. Immagina di dire, ad esempio, alla signora Maria, una signora Maria, classica signora Maria di 60-70 anni, e di dirle: signora Maria, lei ha il Covid, però è una delle strutture più all'avanguardia, più attrezzate contro le malattie infettive e i virus. Questo è un tipo di messaggio, un tipo di comunicazione. Immagina se io dico alla stessa signora Maria: signora Maria, lei è lo Spallanzani, una delle strutture all'avanguardia e attrezzate contro le malattie infettive e virus, però il Covid. Semplicemente scambiando, è vero no? Scambiando gli addendi si dice, l'effetto è totalmente diverso, anzi opposto. Vediamo un po' la chat, abbiamo Cristina, Emma, ok, fantastico. Quindi la prima teoria è quella dello scambio degli addendi. Ancora, vediamo un ultimo esempio. Quando dico, ad esempio, non devi essere grande per iniziare, ma devi iniziare per essere grande, questo è un altro esempio. Oppure, quando molto spesso diciamo, alle persone non interessa quanto sai, fino a che loro non sanno quanto ti interessa di loro. Anche questo è un altro scambio degli addendi, no? Anche John Maxwell, molto spesso, uno dei, forse il più grande comunicatore di tutti, dice spesso, They don't care how much you know, until they know how much you care. Cosa vuol dire? A loro non interessa quanto sai, fino a che loro non sanno quanto ti interessa di loro. Questo è un altro scambio degli addendi, no? Quindi, anche se abbiamo una comunicazione visiva, quando ci vedremo e quando comunicheremo, sappiamo che questo gesto, per chi sta guardando la videocamera, vorrà dire scambiare gli addendi, ok? Quindi, se siamo a meeting, se siamo magari seduti io e te vicini e ci facciamo così, vuol dire adesso andiamo a scambiare gli addendi. Questa è una grande, grande teoria. Ora, comunicare per me semplicemente vuol dire trasformare qualcosa di difficile in semplice. C'è differenza tra un professore e un comunicatore. Di solito un professore comunica una cosa semplice in modo difficile, perché più difficile la spiega e più domande avrà dal suo pubblico, dai suoi alunni. È vero, e quindi ci sarà più bisogno di lui. Il professore di solito tende a complicare le cose, no? O anche tante volte può essere un educatore. Un educatore tante volte tende a complicare il messaggio. Ricorda, un comunicatore cerca sempre di semplificare e di far arrivare il messaggio nel modo più semplice possibile. Infatti, tutti i comunicatori sono sempre coloro che utilizzano parole efficienti, semplici, ma profonde. Vedremo l'arte di fare le pause, ok? Quando parli. Vedremo l'arte di sottolineare. Tu concretamente puoi sottolineare qualcosa nel tuo discorso. Come in questo momento. Mi segui? L'hai sentita la pausa? Vedremo delle tecniche specifiche. Okay? Per andare a comunicare, per tirare fuori il meglio delle persone, per vendere, per vendersi, per veicolare Vision You, per crescere a livello di network e di espansione, per portare a letto una ragazza, signori. Yes, per portare a letto una ragazza. Perché ci sono persone magari che sono attraenti fisicamente, però quando iniziano a parlare la ragazza dice, forse è meglio che cerco qualcun altro. È vero. Quando inizia a parlare, le persone ti scelgono o ti scartano, questa è la verità, è vero? E ricorda, le parole sono la forma di espressione con cui diciamo al mondo chi siamo. Questo per me me lo sono scritto diverse volte. Ok, quindi le parole sono la forma di espressione con cui diciamo al mondo chi siamo, ma la comunicazione non è solo verbale. È vero o no che voi mi avete già valutato in questa chiamata prima che iniziasse a parlare? Dal momento che la videocamera era spenta, quando l'ho accesa, già in un nanosecondo o in pochi secondi avete detto: ah, interessante, perché? È vero che le persone comprano le persone, ma comprano anche l'immagine di quella persona, è vero? Comprano l'impressione
Grande teoria nella comunicazione. Non avrai mai una seconda chance per fare una buona prima impressione. Ripeto, non avrai mai una seconda chance per fare una buona prima impressione. Non avrai mai una seconda chance per fare una buona prima stretta di mano. Mai. In alcuni appuntamenti su grattacieli o a piani alti, magari dove si fanno gli affari, se stringi la mano debole sei già fuori, sei già scartato. È vero. Quindi il mondo là fuori degli affari, delle trattative è spietato. Il commercio è spietato, è vero. O mangi o vieni mangiato, è vero. E oggi se si alleni, se affili, se affili la tua ascia, la tua comunicazione, riuscirai a portare un grande messaggio. Però ricorda anche che se il messaggio non arriva, non è mai colpa dell'emittente, ma è sempre del destinatario, sempre colpa nostra. Se una persona non capisce dall'altra parte, io sono A, voglio portare un messaggio a B, che può essere Gaetano, Florica, può essere Lore. Se il messaggio non arriva e lui non capisce, può essere che lui sia distratto, può essere. Però 99% delle volte è colpa dell'emittente, chi emette il messaggio. Perché nella comunicazione, raga, noi non siamo il messaggio, noi siamo i messaggeri. Okay? Il messaggio cos'è? Il messaggio è Vision You. Okay? Il messaggio è Vision You. Il messaggio può essere Crave, il messaggio può essere Spark, FL2, o ancora meglio, la visione. Okay. L'unico grande prodotto che io ho sempre cercato di veicolare, di piazzare o vendere, se vogliamo dire così, la visione. Dammi una visione e ti creo un impero. Questa è la mia mentalità. L'unico prodotto che mi è sempre servito è solo una visione. Okay? Ora, la comunicazione non è solo verbale, è anche tanto paraverbale e linguaggio del corpo. Questi sono i tre pilastri cardini della comunicazione che abbiamo già spiegato in una chiamata di mindset che ti invito a rivedere. Se cerchi sul sito di Global Destiny, vai su Mindset, vai nelle preferite, c'è una mia lezione che parla di comunicazione e può essere comunicazione carismatica, comunicazione efficiente, comunicazione di leadership, comunicazione diretta, comunicazione indiretta. Insomma, ci sono tanti tipi di comunicazione. E oggi perché una persona dovrebbe comunicare meglio? Perché se tu comunichi, hai più risultati. Se tu comunichi bene, per forza di cose, hai più risultati. E alzare le competenze è fondamentale, raga. Io spesso dico questa frase: o abbassi i tuoi sogni o aumenti le tue capacità. Bene, quando dico aumentare le capacità, intendo tanto, tanto, tanto la comunicazione. Tanto. Due cose mi concentro ad oggi io e voglio focalizzarmi e diventare master. Master. Comunicazione e leadership. Leadership e comunicazione. Se tu ti focalizzi su comunicazione e leadership, io ti posso garantire da qua a un anno non ti riconoscerai più, o meglio, le persone non ti riconosceranno più. Ti guarderanno e diranno: ma io quella persona già la conosco, cioè l'ho vista, ma riconosco il suo volto, ma non riconosco la persona che c'è dietro quel volto, che c'è dentro quella persona. È vero? Insomma, ragazzi, un giorno il comunicatore che siete e il comunicatore che potete essere, che potete diventare, si incontreranno. Chi sei e chi puoi diventare, è vero? Quindi la comunicazione veramente ti permette di andare da dove sei a dove vorresti. A dove vorresti essere, ok? Bene, e la comunicazione è proprio un'arma, è un'arma che può fare anche del male, perché un conto è comunicare e un conto è manipolare. Ricorda, ispirare vuol dire motivare qualcuno a scopo di aiutare lui, per i suoi mezzi, per i suoi fini, per i suoi interessi, ok? Manipolare vuol dire motivare qualcuno a interessi personali. Io lavoro sempre con l'ispirazione, non con la manipolazione, anche se si può ovviamente manipolare una persona, si può manipolare la massa. Il governo manipola, i politici manipolano, i media manipolano, no? La comunicazione è tutti i giorni. I social media manipolano. I social media, Instagram, le fake news, no? Siamo costantemente bombardati da comunicazione. La comunicazione cambia il mondo, è vero, e cambia le persone, le migliora o le peggiora se le manipoli. È vero? Però pensa che grande comunicazione è partire un discorso con I have a dream. No, io ho un sogno. Grande comunicatore, è vero? Pensa che grande comunicazione può avere, che ne so, Arnold Schwarzenegger quando disse una frase famosissima, I will be back, quando ha interpretato Terminator. Passata la storia. È vero? Pensa che grande comunicazione può avere, che ne so, un personaggio, immagino, di Batman, Bruce Wayne. Mi segui? Hanno una grande comunicazione e non è solo verbale. Te la ricordi la voce di Bruce Wayne quando interpreta Batman? Una voce profonda, forte, è vero. Quella è comunicazione che a noi rimane. Perché ricorda, le persone sentono le tue parole, però ascoltano
la tua comunicazione e attitudine. E l'attitudine, signori, è una scelta. Avere una grande attitudine è una scelta, perché se ho capito una cosa, è che il separatore che separa vincenti da perdenti è che i vincenti sono in grado di fare qualcosa in modo abitudinale rispetto a quelli che lo fanno occasionalmente. Lo fanno tutti i giorni, anche quando non hanno voglia di fare le cose. È vero, come può essere una chiamata, può essere un meeting, può essere quella call in più, può essere che ne so, quella presentazione in più, quell'invito in più. Ok? Quindi i comunicatori sono sempre dei grandi vincenti, te lo posso assicurare. Ora, verbale, paraverbale e linguaggio del corpo. Ovviamente, se partiamo dal verbale, ok? Da cosa dici? Ok? Cosa dici, ovviamente, deve avere un senso logico. Quello che dici deve avere senso. Devi ovviamente mettere insieme, che ne so, soggetto, verbo e complemento oggetto, quindi la grammatica. Ok? Non posso dire fischi per fiaschi, quindi deve esserci logica. Un'altra cosa è che deve avere un filo logico il tuo discorso. E tante volte nella comunicazione puoi essere aiutato da una mappa concettuale o da prepararti, no? Io spesso quando esco nei meeting, nei grandi palchi, mi preparo, non esco improvvisando, ok? Anche se poi molto spesso quando parlo in pubblico c'è sempre piccola percentuale di improvvisazione, di ispirazione freestyle, c'è sempre, ok? Ti puoi preparare quanto vuoi, però quando riesci poi a parlare davanti anche a 10-20 persone, un minimo di freestyle, di jazz, che è tutta improvvisazione, jazz, c'è. Però la mia domanda è, chi è che vuole diventare un miglior comunicatore? Alzo anch'io la mano, perché io voglio, se c'è una cosa su cui mi voglio focalizzare, è essere un miglior comunicatore, diventare un miglior comunicatore. Chi è che si visualizza, signori, a parlare davanti a 200 persone, 300 persone, 1000 persone, 10.000 persone, un palazzetto, dove puoi ispirare le persone con la tua storia di successo, con i tuoi risultati? È vero? Bene, partiamo da oggi, partiamo da qua, ragazzi. Oggi è il punto di partenza. E come dice Napoleon Hill, il desiderio è il grande punto di partenza di ogni grande traguardo. It's a starting point of all achievement. Il desiderio è il punto di partenza di ogni grande traguardo. Di ogni grande traguardo. Okay? Quindi come si crea un desiderio? Io ripeto sempre che un desiderio, poi ripartiamo con la comunicazione, si crea con i sensi, con ciò che tocchi, con ciò che vedi, con ciò che gusti, con ciò che ascolti, con ciò che senti a livello anche di sensazioni con i sensi. Quindi, quale migliore evento, ad esempio, se non il 23 di settembre per ascoltare, sentire, stringere mani, ascoltare storie di successo, si creerà e si alimenterà quello che è il tuo desiderio ardente. Il desiderio ardente, signori, muove le montagne. La pigrizia, invece, non muove neanche un euro, probabilmente. Mi seguite? Quindi, un grande desiderio ardente va alimentato. E per crescere, ricorda, la comunicazione ti porta a essere intenzionale nella tua crescita. Ripeto, la crescita richiede intenzionalità. Molto spesso usa questa frase che dice: cambiare è inesorabile, crescere è opzionale. Quindi, nella mia comunicazione verbale c'è sempre qualcosa di logico, di studiato, di appreso e perché no, copiato. Chi è il più grande comunicatore da cui prendo spunto? John Maxwell. John C. Maxwell. John C. Maxwell, vediamo se c'è un altro. Questo, live. Ho due libri, però ne ho tanti altri. Le 21 leggi della leadership. Leadership. Ne è uscito uno recentemente di John Maxwell che mi sta arrivando, le 16 leggi della comunicazione. E non vedo l'ora di leggerlo, ho già visto qualche podcast. Perché? Perché la crescita richiede intenzionalità. È vero? Io non posso comunicare come comunicavo un anno fa, come comunicavo un mese fa, una settimana fa, ma neanche come comunicavo un giorno fa. Voglio sempre migliorarmi, ok? Questa è la mentalità in Envision You Italia. Global Destiny c'è sempre, però ricorda, da adesso, da settembre a fine dicembre, entra di più Envision You Italia di Global Destiny, ok? Global c'è sempre, ovviamente. Il supporto, l'assistenza, però siamo Envision You Italia, perché è una comunicazione completamente diversa, Envision You Italia. È vero o no? Più senso di unione, di zero divisioni, di essere tutti in un'unica squadra, in un'unica linea, mi seguite? Quindi amalgama tanto le persone. Questa è un'altra grande comunicazione che abbiamo voluto portare. Ora, comunicazione verbale, abbiamo detto questo. Tu non puoi dire le mucche volano, no? Non possiamo dire che è una puttanata, sei una cazzata, no? Siamo tutti d'accordo, le mucche non volano. Però pensa, io posso dire, e ti voglio far ragionare sul secondo pilastro, che è la comunicazione paraverbale. Quindi paraverbale si intende il tono, la velocità delle parole,
o anche quanto lentamente parli, perché chi parla veloce di solito è perché è un po' agitato e io ancora oggi parlo troppo veloce, lo riconosco. Io mi analizzo, mi rivedo, mi riascolto e io parlo alcune volte troppo veloce e mi sto ancora allenando. Pensa però cosa puoi ottenere anche se non sei perfetto, anche se ancora non sei il miglior comunicatore, puoi arrivare a guadagnare quello che ho guadagnato anche io in questo business. Capisci? Non devi essere perfetto. Azione massiva, imperfetta. Azione massiva, imperfetta. Azione massiva, imperfetta. Non azione non massiva, perfetta. No, azione massiva, perfetta. Okay? E quando ho iniziato a comunicare, a parlare in pubblico, io, raga, veramente guardavo per terra, non riuscivo a guardare le persone in faccia, ero terrorizzato, come tutti d'altronde, no? Continuavo a guardare per terra e a chiedermi. O a chiedere al pubblico, ok, avevo la okeite, cioè continuavo a chiedere il consenso. Quindi io so esattamente da che punto si parte, perché da un punto sono partito anche io, che è il punto più basso. Fidati, la prima volta che parli in pubblico, peggio di così non potrà mai andare. Però parlare in pubblico è importante, parlare in pubblico alza la tua autostima, alza la tua consapevolezza e il credo in te stesso, signori. Te lo posso garantire. Parlare in pubblico è la terza paura più grande. La terza. La seconda è la morte. La prima è parlare con la tua ragazza. Anche questa è una buona comunicazione, mi segui? Una buona comunicazione è sempre un po' carismatica o che strappa una risata. Okay? Le persone hanno riso in call. Anche io rido sempre quando dico sta cazzata, però è vero, io ho paura di parlare con la mia ragazza. Meno male non è qua chi mi ascolta. Cioè, una comunicazione deve avere anche un minimo di carisma o intrattenimento, ok? Un minimo. Quindi, verbale, paraverbale e poi l'ultimo, forse il più importante, è il linguaggio del corpo. Quando, ad esempio, parliamo in pubblico, una buona, diciamo, posa è questa, gambe leggermente, adesso non potete vedere, però leggermente divaricate, con le mani a guglia, così. Bene, ragazzi. No, perché tanti mi dicono dove le metto le mani, cosa faccio, devo avere in mano qualcosa, se no... Non so come parlare, io ti do un consiglio, parti quando fai il tuo home meeting, quando fai il tuo lancio della tua attività, presentazione a casa. Bene ragazzi, benvenuti, ok? In questa attività, eccetera, eccetera, così, con le gambe leggermente divaricate e magari anche un po' il petto in fuori e ti apri, ok? Benvenuti, mi sentite anche da là in fondo? Fantastico, ok? Quindi cercheremo anche di metterla in pratica in alcune sale meeting e quali migliori appuntamenti ragazzi se non venire... Agli eventi che facciamo, sabato, domani siamo a Empoli, domenica siamo a Vicenza, dove siamo settimana prossima? Siamo a Bergamo il 10, a Torino il 16 e il 23 ovviamente a Milano. Però tutti noi dobbiamo partire da un punto, ok? Io vi consiglio di partire facendo una presentazione a casa vostra. E la prima cosa, quando raduni le persone a casa tua, io tante volte ho fatto questo business. Invitando proprio anche addirittura chiamando, ma ti sconsiglio di chiamare oggi le persone, manda un semplice audio vocale oppure un messaggio e invita le persone come insegniamo all'interno di Ambition Italia con un invito molto efficace, ok? Che non vediamo oggi perché l'invito si vede il mercoledì sera alle 20, alle 21:30 adesso la chiamata. Quindi una buona comunicazione è sempre semplice, abbiamo detto, è sempre profonda ed è sempre comprensibile, ok? Ora come si parte in un public speaking? Come si parte quando mi introducono? Paolo Cavalleri, olè, fighissimo. Oppure Lorenzo, Bruno, Gaetano, introdotti. Ok, viene edificato, tocca a voi. E così, ciao, sono Gaetano. Scusate, sono un po' emozionato. No, non così. Ok? Domina le emozioni. Governa le emozioni. So che è difficile la prima volta, ok? Però devi superarla. Bene, tu esci, li guardi tutti in faccia tranquillamente perché sei consapevole, hai le competenze, sei sicuro di te stesso, ok? Quindi è un lavoro interno tante volte da fare. E la cosa con cui puoi partire può essere, ad esempio, una frase. Perché che comunicazione sarebbe se io so che quando comunico ho circa 7 secondi per vendermi. Per far sì che le persone mi prestino attenzione. 7 secondi, raga, mi scannerizzano dai capelli ai piedi. Fanno così e dicono sì o no. Hanno già scelto. Io ho 7 secondi e quindi in quei 7 secondi io non posso perdere tempo. Ciao, piacere, sono Paolo. Fa culo. Io ho il mio modo che è più efficace, sono sicuro, funziona. Quando io esco dico sempre una cosa impattante. L'effetto wow. Quindi, a Paolo, arriva.
L'educazione formale ti permette di vivere, quella personale di fare una fortuna. Signori e signori, benvenuti in questo meeting. Io sono Paolo Cavalleri. Innanzitutto voglio farvi i complimenti per essere qua oggi perché, sapete, è agosto, è settembre, quello che è. Potreste essere benissimo da altre parti, potreste essere con i vostri parenti, con i vostri amici, con i vostri familiari, e invece siete qua perché volete ascoltare e capire questo tipo di business e di opportunità. E potrete avere indietro tante cose, potrete avere indietro i prodotti, i servizi, puoi chiedere il reso, ma non potrai mai avere indietro il tempo. E il tempo che non spendi, ma investi oggi, non tornerà più indietro. Quindi complimenti, fatevi un applauso. Quindi, così è come partiamo a dare un benvenuto. Okay? E in questa chiamata, che concludiamo tra 15 minuti circa, secondo me ci possiamo allenare, anche se qualcuno si vuole offrire a dare un benvenuto fra poco. Cioè, se qualcuno si vuole smutare di queste 17 persone, 16, escludo me, qualcuno si può allenare davanti a noi, partendo già da oggi, perché il momento migliore è sempre adesso, sempre adesso, ok? Provando a fare un benvenuto. Quindi, nel frattempo che qualcuno ci pensa, io ti ridico come si fa un benvenuto. Un benvenuto non si fa ringraziando, mai ringraziare. Grazie che siete qua. Siete venuti qua stasera oggi? No, grazie al cazzo. Siete voi che dovete ringraziare noi che vi abbiamo invitato. Porca puttana. Mai ringraziare, mai. Perché tutti partono molto spesso, chi ha le prime armi, grazie che siete qua oggi. No, no, piuttosto i complimenti. Ok? Poi un buon benvenuto può essere spiegare come si svolgerà la serata. Quindi il benvenuto, raga, è mega importante, tanto quanto la chiusura di un meeting. Il benvenuto, anzi, è molto importante perché tanto siamo tutti grandi vaccinati, magari non per il Covid, però in generale sì. È come il sesso, ragazzi, è come il sesso. Cioè, il benvenuto sono i preliminari. Sappiamo che c'è la chiusura, è vero? Però i preliminari sono mega importanti, capite? Quindi il benvenuto è creare empatia, creare l'ambiente corretto e soprattutto negli home meeting io vorrei che non ci fossero e ci sforzassimo noi distributori, noi leader, di non creare situazioni fredde. Tipo, immagina siamo in un home meeting, in una presentazione a casa e nessuno parla, non c'è neanche un minimo di musica, tutti un po' così. Cazzo, parla qualcosa, devi sciogliere, devi risolvere le situazioni fredde, no? Puoi dire un sacco di cose e tu di dove vieni? Parlare con le persone semplicemente facendo domande. I grandi comunicatori fanno grandi domande, ok? Però quando poi il meeting parte, può essere a casa tua, che tu hai radunato i tuoi contatti, hai fatto il lancio della tua attività, hai fatto, per esempio, che ne so, hai radunato qualche amico caldo. Bene, come si parte? Ragazzi, perfetto, possiamo partire. Benvenuti a tutti, io sono Paolo Cavalleri, grazie per essere qua oggi. Scherzo, ragazzi, non si ringrazia. Benvenuti a tutti, ragazzi, io sono Paolo Cavalleri, complimenti per esservi compromessi oggi a capire ed ascoltare su come funziona questo modello di business. Oggi quello che andremo a fare è raccontarti un po' come funziona nel dettaglio il modello di business e sentirai anche la mia storia di come è iniziato, del perché lo faccio soprattutto. Un'accortezza, una precisazione, se possiamo silenziare i cellulari, se possiamo magari evitare di fare domande durante il meeting, ma facciamole alla fine e soprattutto prestiamo attenzione, ragazzi, perché come ho detto anche prima, il tempo non vi torna più indietro, ok? Potrete avere indietro tante cose nella vita, prodotti, servizi, potete chiedere il reso, potete fare mille scelte, però non potrete più scegliere di avere indietro il vostro tempo. Quindi, innanzitutto, fatevi un applauso perché siete qua oggi, congratulazioni. Questo è un buon benvenuto, secondo me. Poi si può sempre migliorare. Però il benvenuto serve a far capire su come si svolgerà la serata, su come si svolgerà l'appuntamento, il meeting, no? Ad esempio, il 23 di settembre ci sarà un grande benvenuto, una grande introduzione, ci saranno dei disclaimer, ok? Quindi che si fanno all'inizio. La comunicazione o il public speaking molto spesso mi è stato insegnato che è come un volo aereo, dove l'aereo prende velocità, poi decolla, è vero? Poi c'è il momento in cui vola e nel momento in cui vola, che è su ad alta quota, ci possono essere delle turbolenze? Certo che sì. Così come anche nel public speaking, così anche quando parli con le persone. Ci sono delle turbolenze che non capisci più un cazzo, non so cosa sto dicendo, non mi tornano i concetti in mente, è vero? E poi c'è l'atterraggio. Quindi in un public speaking efficace si capisce sempre quando stai per concludere il tuo discorso, ok? Molto spesso le persone dicono, bene, ora lascio la parola a Paolo, ciao. No, porca puttana.
Ok? Quindi è un discorso così, si decolla, ci sono qualche turbolenza e poi si atterra. Vediamo un po'. Cioè, vediamo il primo che ha risposto. Chi è il primo? Chi è che vuole provare? Emanuela? Parliamo con Emanuela? Vai, proviamo con un benvenuto. Ti sblocco, Ema. Dovresti, credo, riuscire, Ema. Ciao Pollo, Eccoci. sono d'allenamento. Vai, prima di allenamento, un bel benvenuto come lo faresti te? Magari immagina, ecco, di essere, che ne so, a un meeting in hotel, quindi anche l'ambiente determina la comunicazione. Come comunichiamo in hotel non è la stessa cosa di comunicare in casa, in una presentazione a casa, no? Molto spesso se sono in un soggiorno o in una casa, la comunicazione è più friendly. Se sono in hotel, più formale, se sono agli eventi, alle convention, che è ancora più grande, è un po' più formale la comunicazione. Quindi immagina di essere in un hotel, ok? Hotel di Parma, e hai organizzato un evento con il tuo team, col tuo sponsor, con Christian, e tu fai il benvenuto. Sei pronta? Ok, Vai. non uso le mani che ce le ho impegnate, solo Vai, per brava, brava. quello. Sacrifica oggi per non sacrificare domani, questa è una frase che io dico spesso. E benvenuti a tutti, io sono Emanuela, complimenti per esservi compromessi oggi, perché potevate essere da qualsiasi altra parte, invece siete qui ad ascoltare questo meeting. Cosa Ci sta, cosa faremo vuoi? oggi? Vi spiegheremo un po' Bene, una cosa effettivamente come facciamo in importante. questo tipo. Una cosa importante, vedi, tu hai detto una cosa importante, ti sei fatto una domanda da sola. Cosa faremo oggi? Ovviamente non ti aspetti una risposta da loro. E vai avanti, te, questa è una grande comunicazione, brava. Che cosa faremo oggi? Bene, oggi faremo questo. Ci sta, è interattivo. Vi spiegheremo il percorso che noi effettivamente stiamo facendo. Pian piano scoprirete sia la mia storia che quella degli altri. E vi chiedo soltanto una cortesezza, spegnete il telefono e non fate domande durante il meeting. Allora, sì, non fare domande durante il meeting, sembra che li stai obbligando a star zitti. Vi chiedo una cortesia, ok? Come tu hai detto giustamente, le domande, se possiamo, facciamole alla fine, ok? Così non andiamo troppo per le lunghe. Però dopo, va bene? Ok, e poi lascio la parola a Paolo. La persona che mi sta seguendo in questo percorso da ormai più di 2 anni, ho un'esperienza di più di 10. È una Sa che la persona che stiamo per me ha un gran perdendo. valore e mi sentite? Yes, ora ti abbiamo ripreso. Ripetimi solo la tua prima frase iniziale, qual è che era? Ok, Sacrifica oggi per non sacrificare domani. a livello verbale è buona. Prova a ripetermela. Sacrifica oggi per non sacrificare domani. Ok, già diverso, vero? Perché ti sei concentrato sul paraverbale. Io posso dire sacrifica oggi per non sacrificare domani. Oppure posso dire sacrifica oggi per non sacrificare domani. Benvenuti tutti, signori e signore. È tutta un'altra roba. Quindi la comunicazione non è solo cosa dici, ma è come dici una cosa. Sacrifica oggi per non sacrificare domani. È vero o no? Chi è d'accordo con questa frase? Per alzata di mano. Quindi anche addirittura si può chiedere l'interazione, no? Alle persone, quando tu gli chiedi chi è d'accordo con questa, per alzata di mano, chi è d'accordo con questa frase? E chiedi di alzare la mano, quindi soprattutto questo ti dà tempo anche per pensare a cosa dire dopo. Grande, complimenti, facciamo un bel applauso virtuale, mettiamo un 3 in chat per Ema che ha fatto un suo benvenuto, ottimo. Grande Ema, buon allenamento se dopo andrai, fra poco credo che andrai. Sì, grazie. Questo è un buon benvenuto. Ora, le persone che si concentrano però nel comunicare si concentrano più sull'altro, si concentrano più mettendo al centro loro. I grandi comunicatori sono dei grandi servitori. Alcuni haters, e tutti abbiamo haters, più scali il successo, più vai verso la strada per il successo, il road for success, più avrai haters. E alcuni haters dicono Paolo è un servo di Van Tapia. Oh sì, 100% che sono un servo di Van Tapia. Sono orgoglioso di servire i Van Tapia. Certo che sono un servitore di Van Tapia. Loro lo vedono come una cosa negativa. Noi la vediamo i comunicatori, i leader, che sanno cosa vuol dire servire. I camerieri sono dei grandi servitori e leader.
mamme sono dei grandi leader, è vero. I grandi leader sono tutti dei grandi comunicatori e servitori. Vedrai quando Ivan Tapia con Monica, c'è anche Monica il 23, entreranno in sala. Vedrai come li accoglieremo. Perché? Perché è un metodo di edificazione, ma anche di gratificazione. Io sono grato veramente a Ivan Tapia, ma veramente non lo dico perché si dice in questa industria a caso. Io sono grato a Ivan Tapia, ma grato con la G maiuscola. E il mio modo però di praticare la gratitudine non è solo portare i fiori, per esempio, a sua moglie. Il mio modo di praticare la gratitudine è riempirgli la sala. Ecco, Ivan, questo è il modo in cui sono grato a te. 500 persone, 600 persone, 20 nuove qualifiche. Questo è il modo in cui essere grato, con i risultati, col lavoro, è vero o no? Quindi, ancora una volta, se non hai preso il biglietto per il 23 di settembre, ti consiglio di prenderlo. Ad oggi i biglietti sono saliti, non sono più 35, sono a 50. Il link deve essere ancora droppato sul Discord, sul nostro sito e su tutte le piattaforme, sui gruppi. Però ricorda, adesso si aumenterà, dal 16 di settembre arriverà a 70 euro. Dal 16 di settembre al 23, che si potrà prendere anche il 23, yes, devo metterlo, arriverà a 70 euro, adesso a 50. Ok? Quindi anche questo è un modo di comunicare per creare momentum. Ricorda, in conclusione, tutti i grandi comunicatori creano momentum. E ci sono tre tipi di persone che parlano o sfruttano il momentum. Ci sono i momentum faker, quelli che fanno finta di lavorare. Momentum faker sono dei fake, come quelli su Instagram, faker, dicono di lavorare, fanno finta di lavorare. Poi ci sono i momentum breaker, quelli che in realtà sfruttano il momentum di qualcun altro. Il momentum che qualcuno ha creato, cavalcano l'onda. Momentum breaker, che si prende un break dopo un po'. E poi ci sono i momentum creator, i momentum maker, quelli che creano l'onda, non la cavalcano, la creano loro. Se diventerai un comunicatore, se aumenterai le tue competenze, le tue skills in comunicazione, ti assicuro, sarai momentum creator, sarai momentum maker, creerai momentum. E per momentum si intende far avere risultati in un periodo stretto di tempo al tuo team. Perché quando tu crei momentum vuol dire che stai vincendo. I grandi leader, i grandi comunicatori non vogliono mai perdere il momentum. Il momentum è tutto. Il momentum è il miglior amico del leader ed è il miglior amico del leader. Il leader non vuole mai perdere il suo miglior amico, il momentum. Ok? E il momentum, basta una piccola scintilla. Immagina accendere il fuoco nel paleolitico, no? Prendevano magari una asticella di legno, facevano così, no? Adesso non ho come fare, prendiamo questo. Fanno così, no? Vogliono creare tanto momentum, 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 momentum. E come lo fanno? Veloce o lentamente? Veloce, perché il momentum ama la velocità. Ecco perché se io oggi faccio una presentazione, a livello di comunicazione dico che il follow up, il secondo incontro è domani o al massimo entro 48 ore, perché voglio andare veloce, 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 veloce. Il momentum ama la velocità, il successo ama la velocità e alla prima scintilla, signori, alla prima scintilla, ti concentri su quella scintilla. La prima scintilla può essere l'iscritto. Quindi tu lavori, 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 ci si crea la prima scintilla, che è un iscritto, che sono due iscritti, allora concentrati su di loro. Perché quando tu iscrivi due persone, non hai iscritto due persone, hai iscritto due persone più tutti i loro contatti, più tutta la loro lista nomi. E allora vai in profondità. Però impariamo a creare momentum, impariamo a padroneggiare l'arte di comunicare bene, ragazzi, vedrete, il cielo è il limite. Per chi sa comunicare, per chi anche capisce questi concetti e li ascolta, li studia e prende addirittura punti come Lorenzo, come Gaetano, come Ema che ha ascoltato e è intervenuto e tanti altri, ragazzi, la grandezza sta bussando alla vostra porta, io te lo posso garantire. La grandezza di non solo indipendenza economica, ma di consapevolezza, di autostima, di sicurezza nei propri mezzi, di voler aiutare le altre persone, perché quello che qualcuno ha fatto con te adesso lo vuoi fare con loro, no? L'effetto domino di cui tante volte parlo, questo effetto domino. Le nostre decisioni cambiano il nostro destino, signore. Focalizzati sulla comunicazione, focalizzati sul network, focalizzati sulla leadership. È stato un piacere iniziare questa prima chiamata, ragazzi, è stato un onore poter avviare questa prima chiamata che sarà un percorso che ogni venerdì alle 6:30 porteremo avanti fino alle 19 circa, 19:15 circa. Ok? Fallo sapere un po' a tutte le persone del team, i tuoi crossline, downline, upline e edifichiamo bene questa chiamata e ci vediamo ai prossimi appuntamenti, ci vediamo al Vision Day il 23 di settembre con Mr. Ivan Tapia e Miss Monica Tapia. Ragazzi, a presto e buona serata e buon payday, perché fra poco arrivano le commissioni. Buon payday!